Bandiera gialla mashup numero 8. Clip tratte dalle puntate integrali del programma Bandiera gialla fatto a Rimini in quell'estate magica del 1983. Allora, qui c'è il pubblico. Il pubblico era il vero protagonista del Bandiera gialla. Si divertivano, si buttavano in alto, si andavano sulle spalle, c'era uno che dirigeva, c'erano delle ragazze che si toglievano il reggiseno. Insomma, era un'apoteosi, anche 10.000 persone tutte le sere. Fantastico, un divertimento globale. Però c'è un fatto che mi colpì moltissimo, che i cantanti anni 60 avevano guadagnato un sacco di soldi, ma li avevano dilapidati tutti. Parlo di Bobby Solo, di Ricky Maiocchi, di Gianni Pettinati. Poi chiaramente c'è Luciano De Crescenzo, che è il filosofo e che dice che per la prima volta si diverte in discoteca. Bonvi, il mio amico Bonvi, rappresenta qualche puntata, quello di Stuntruppen, e racconta delle sorelle Giussani che negli anni 60 inventarono Diabolik, il mito del fumetto Diabolik. E a questo proposito, il fatto di avere una maschera in viso, c'era anche Fantomas, Diabolik forse faceva l'occhiolino a Fantomas. Fatto sta che un gruppo con Jimmy Villotti, un mio amico jazzista, e Vittorio Volpe, batterista, fecero i Meteors. I Meteors erano un gruppo talmente fuori che mettevano del jazz al Piper, roba da matti, però parteciparono al primo film In ginocchio da te di Gianni Morandi. Ho scelto di lasciare la mia presentazione a una di queste puntate perché riguardando, 40 anni dopo, la prima volta che riguardi Bandiera gialla, io ero completamente fuori. Guardate questa presentazione. Miei cari amici vicini e lontani, buonasera. Sarà difficile descrivere quello che il pubblico di Bandiera gialla ha fatto all'interno di questo locale. I soldi, come li hanno spesi gli artisti degli anni 60? Luciano De Crescenzo farà un intervento e dopo la tempesta della puntata precedente, la quiete di questa puntata, dopo la rivoluzione, la siesta di Bobby Solo. Signori, benvenuti. Al mio paese quando il sole picchia sulle case, tutta la gente chiude gli occhi e chiude le persiane. Quando è l'ora della siesta, è festa per me, che invece di dormire io vado a passeggiare da solo col mio amore. Eravamo ingenui, adesso magari siamo un po' scafati. Dimmi, io sto cercando di capire, avete venduto milioni di dischi. Sì. Oggi tu mi dicevi oggi pomeriggio che ti sei ritrovato nel 1980 con 360.000 lire in tasca. Sì, però forse è meglio non lo diciamo davanti a tutti, perché sennò potrebbero pensare che sono scemo. Io te l'ho detto in via assolutamente confidenziale. Allora non lo diciamo. No, ormai l'abbiamo detto, per cui dobbiamo prenderne atto. Ma come si fa ad avere 360.000 lire in tasca dopo aver venduto milioni di dischi? Beh, salacqui! Potrei parafrasare una battuta, che avevo 360.000 lire in tasca ma altri 400 miliardi in banca. Come disse il famoso manager di Elvis quando tutti gli chiesero: ma come mai Elvis vuole solamente $300 per entrare in uno studio televisivo? E il vecchio Parker disse: perché ce ne vogliono altri 50.000 e 700 per uscirne. No, scherzi a parte, ero veramente un po' disastrato in quell'epoca, prima di gelosia, e non è neanche una vergogna, perché in fondo posso dire una cosa, che anche se avrò fatto delle operazioni economiche sbagliate, posso dire mi sono divertito molto. Che è la cosa più importante. Che è la cosa più importante alla fine di tutto. La cosa peggiore è ritrovarsi magari avendo scialacquato il proprio denaro ed essendosi annoiati a morte. Essendosi divertiti può anche essere un fatto... Perlomeno uno può vivere di ricordi. Io, per esempio, essendo stato legato alla Ricordi per 14 anni, per parecchio tempo ho vissuto di ricordi. Ecco, per me i soldi, sì, d'accordo, sono molto importanti, però non sono la cosa più importante della vita, perché onestamente se io avessi un sacco di soldi, però non dovessi sentirmi più io, ecco che i soldi, cioè, secondo me i soldi pregiudicano sempre un'altra cosa. È vero che tu hai guadagnato tantissimo e hai scialacquato tutto. Com'è possibile che capiti questo? Racconta. Scialacquato, un termine che può sembrare che io abbia... dilapidato dei beni. No. Invece erano le tasse che pretendevano di scialacquare i soldi che ho guadagnato io. Infatti io non ho mai messo una lira in banca. I miei soldi io li mettevo, come li prendevo dalle serate, li mettevo in un sacchetto di plastica, no?
nell'armadio. E chiaro che se adesso mi sente mia madre dice che è deficiente, va bene. Comunque io sono suo figlio e io ho fatto la mia vita così. E da questo sacchetto di plastica io ogni mattina prelevavo una manciata, non sapevo quanti erano. Me ne mettevo in tasca e finché non erano finiti non tornavo a casa. Non piangerò mai sul denaro che spendo, ne riavrò forse più. È la prima volta negli ultimi 20 anni che mi diverto in un locale da ballo, perché è tornato il sorriso, questa è la cosa importante, il sorriso. Te devi capire che verso la metà degli anni 60... Scusa se rido, ma c'hai una faccia che fa ridere. No, ma tu devi sapere che verso la metà degli anni 60 è sparito il sorriso a un certo punto, cioè fino a una certa data si è ballato ridendo, poi non so perché si sono incupiti, capisci? Hanno incominciato a ballare in maniera sofferta, è venuto fuori il rock duro, quello tutto così, tutto cattivo, eccetera. Adesso finalmente è tornato il sorriso. Educatissime, dolci, spirituali, le quali si inventano questo personaggio vestito in una calzamaglia nera di nome Diabolik. Improvvisamente l'Italia viene invasa da questi fumetti, da questi albi a due vignette cada pagina, per il modico prezzo di IR 200 volumetto, e improvvisamente la magistratura si scatena. Corsi e ricorsi storici. Tutta quanta la criminalità viene da Diabolik, sì, noi insegniamo i ragazzini a fare del male, a uccidere, gli insegniamo con queste pubblicazioni oscene, terribili, a irridere alle istituzioni, a tutto quanto è di sacro e tutto quanto. E questo veniva nel 62, 63, il 68 era molto di là da venire. Ci sarebbe anche un pochino da pensare se il 68 sia anche un pochino merito di Diabolik. C'è anche un sestetto fenomenale, i Meteors. Ogni volta che siamo insieme a voi, siamo felici che vediamo insieme a noi. I Meteors erano un gruppo, lui non c'entra nulla perché Gianni Pettenati è qui perché si conoscono, ma i Meteors, di cui due sono rimasti, erano un gruppo che ha fatto parte del film Nessuno mi può giudicare, no, In ginocchio da te. In ginocchio da te, esatto. L'anno era il 1964, Vittorio, no? 64. Lui è Jimmy Villotti e lui è Vittorio Volpe, lui chitarrista. Perché avevate le maschere alla Fantomas? Oh, tremendo! Chi è che ti ha fatto mettere questa maschera? Fu un'idea di una persona tanto cara che noi amiamo, però che ogni tanto aveva delle svirgolate che bisognava prenderlo a bastonate. Lei era un quel, senza fare i nomi, E dice, dobbiamo essere originali più degli inglesi, loro poi c'era questo modo di dire. Allora per il film di Gianni Morandi ci prendiamo le maschere alla Fantomas. A me cadeva la faccia, però quando ti vergogni di una cosa, dici, dov'è una barba finta o di un cappello? In questo caso non c'era problema perché eravamo coperti completamente da questa maschera. Quindi, ma ero una vergogna oscena. Da noi suonavamo in quel periodo perché avevamo voglia di suonare in una certa maniera, ma senza entrare nel merito di quello che era il, come si può dire, il business, si dice così, no? Tutto il genere. Ovviamente cercavamo delle altre cose. Noi siamo, altra cosa che volevo dire, esatto, molto, e probabilmente siamo sempre stati di qualche anno più avanti di quello che potessero essere e mode correnti. Questo era un dato di fatto, te lo ricordi? Per dire, suonavamo al Piper Club mentre c'era Johnny Kendall e Kip, così io e Vittorio facevamo gli assoli presi giù dal disco Miles Davis in Europe, esatto. Pensa te, del 1964, il disco era del un CBS del 61, noi prendevamo giù SP, non so, Seven Steps e Two Heaven, non so, facevamo un giro di blues a 12 misure, in mezzo ci mettevamo le frasi, lì facevamo a 13-14 secondi dei casi, facevamo già di questi esperimenti, la gente diceva, io pelato a zero quando era il tempo e i capelloni per dire tutto l'opposto, cioè, quindi
abbiamo fatto il film con Gianni. Non son degno di te, non ti merito più. Pubblicità. Wow.